sta funzionando bene, molte sono le ricezioni più per Volosh, che può quindi smistare il suo gioco al meglio. Qui c'è Malinov che ha un'ottima ricezione, serve Pietrini, però trova sulla sua strada De Gennaro, dall'altra parte anche Merlo fa gli straordinari, tocca Egonu a muro, si riprova dall'altra parte con Stisiak che prende la rincorsa con un po' di difficoltà, guardate il primo tocco di Miriam Silla, perfetto sulla testa di Asha Voloz, e questo è uno dei segreti dell'Imoco Volley, l'accuratezza del primo tocco difensivo che arriva perfettamente. Dopo che aveva recuperato quasi tutto il meno 6 la squadra ospite, ora un mezzo miracolo di Silla in bagger, il un po' di confusione in campo, prova a mettere ordine Voloz per Miriam Silla che con un altro pallonetto millimetrico trova impreparata la difesa toscana riportando a più 3. Tantissimi pallonetti in questa prima frazione di gioco, e in questo caso Miriam Silla sceglie questo pallonetto in zona di conflitto, in zona 3. È al secondo anno a Scandicci, 2,3 metri, classe 2000, una delle giocatrici del futuro. Non è tanto più vecchia, tra virgolette, Paola Egonu, che ne ha 22, ma sembra già una veterana. Avete visto qui con che facilità disarmante è andata ad attaccare questa palla d'altri tempi, che però lei ha fatto diventare un po' una palla moderna. Quando Paola dovrebbe attaccare da posto 4, invece scelgono appunto di tenere questa palla al centro, di tenere invece Silla a giocare in posto 4. 22-18, sono 4 i punti di vantaggio per l'Imoco, che ha dentro ora anche Caravello in seconda linea. Malino prova a inventare, bella palla della regista azzurra, figlia d'arte. Ha giocato con l'Imoco nel 2016-17 con una Supercoppa e una Coppa Italia in tenera età. Poi 43 punti nelle tre gare contro Chieri, davvero periodo di forma strabiliante per lei, mentre si salva Monza dopo l'attacco di Smajek e Danesi la manda di là. Occasione per le piemontesi con Chirichella che non va a segno e Orro si rifugia in una free ball, si allunga immediatamente lo scambio con l'attacco al centro di Cristina Chirichella che mette palla a terra, 3-3. Buona la rigiocata in salvataggio di Monza, una free ball di Alessia Orro nel campo della Igor, poi rivediamo il buon anticipo di Cristina. Un parziale ricco di errori in questo avvio di semifinale scudetto tra Novara e Monza. Danesi taglia il pallone, c'è un'altra occasione per le rosa blu, ancora Danesi che non si intende con Orro, la numero 8 a ricostruire per l'attacco di Vanecke. Hancock corre e va da Caterina Bosetti, copertura di Hancock e va ad attaccare nuovamente la 9 che passa in mezzo al muro della Saugella, 18-16 per Novara. Buon lavoro di Novara, un'azione molto sporca tecnicamente, però ha avuto la pazienza di coprire e rigiocare due volte. Washington, ricezione perfetta di Parrocchiale, poi pallonetto di Vanecke che non va a terra. Allora un'altra occasione per le rosa blu, Orro cambia corsia, va da Meiners, vola Parrocchiale, poi si va da Vanecke in lungo linea, in un modo o nell'altro con un po' di confusione. Monza trova il nuovo meno uno.